I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 2/03/2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri, puoi venire anche tu dove il cielo è più blu, Casalotto in TV. Yeah, yeah, yeah. Eccoci! Oh, in questo sabato, intanto in bocca al lupo già per questa sera, che sarà la quindicesima estrazione di questo mese. Veloci, iniziamo questa giornata con la mini pillola dei 15 minuti, ma fatemelo salutare ovviamente prima, Marco. Ciao, ciao Sheila, Buongiorno. ben ritrovata. Un buon inizio fine settimana, insomma, come sempre, ai tanti amici di Casalotto ci aspetta la quindicesima. Poi, insomma, parte un'altra settimana che sarà complicatissima perché, insomma, abbiamo 5 estrazioni settimana prossima. Quindi, vediamo un po'. Probabilmente lunedì io e Lio non saremo nemmeno presenti, in qualche modo vediamo di collegarci. Insomma, comunque l'estrazione c'è, quindi voi sintonizzatevi. Può succedere, in 26 anni credo che abbiamo saltato 3 dirette, Sì, forse. Sì, no, no, no. forse. Guarda, stai su una Forse su mano. 12 milioni di ore di diretta, È per cui vero, è insomma vero. davvero un Oscar per la È presenza. vero. Detto questo, a parte gli scherzi, poi magari ce la facciamo, non lo so, un po' di impegni personali. Sabato arriviamo intanto a questa sera, andremo a vedere 2 consigli mirati, poi c'è ovviamente l'ora più tardi alle 14 di diretta che precede la quindicesima, però possiamo chiudere molto molto bene, poi ricorderemo anche com'è andata quella di ieri, bene, quindi un'estrazione che è stata assolutamente straordinaria e in linea con le altre del mese. Che cosa abbiamo preparato? Sentiamo qual è l'argomento e poi noi andiamo in redazione, perché io voglio partire da 2 elementi importanti che sono l'88 e l'89. Vi spiego tra poco cosa abbiamo preparato. Allora, anche questa mattina parleremo di capolavori in giallo, uno studio in rosso. Ah, Sherlock. Sì, esatto. E quindi? E quindi so che vuoi andare prima tu. Ah, sì, scusa, mi ero perso. Allora, ambo con l'88, ambo con l'89, abbinamento all'88-89 e l'immancabile eterno di numeretti. Attenti perché qua si nasconde qualcosa di speciale per tra poche ore. Venite con me. Ci siamo, 89, 22, 77, tutto rivolto alla quindicesima estrazione del mese di aprile, quindi quella di questo sabato sera. Massima attenzione al ambo con l'88, ambo con l'89, abbinamento all'88-89, pezzo forte, li abbiamo già visti e vinti alcuni negli ultimi 10 giorni, quindi mi raccomando, occhio alla traiettoria e il terno di numeretti. Vi aspetto con Lio al tasto 3. Ti conosco, capitano della nave tutta bianca. Quando navighi lontano, io lo so che lei ti manca. Alla fine di ogni mare, mio capitano, c'è sempre lei. Scordi dell'amore, mio capitano, che uomo sei, che uomo sei. Navigando piano piano attraverso i Dardanelli, tu vorresti la sua mano che ti passa fra i
fine di ogni mare, mio capitano, c'è sempre lei, c'è sempre lei. Se ti scordi dell'amore, mio capitano, che uomo sei, che uomo sei. Navigando per il mare, tra i delfini e i gabbiani, tu vorresti abbracciare la sua bocca e le sue mani. Alla fine di ogni mare, mio capitano, c'è sempre lei, c'è sempre lei. Se ti scordi dell'amore, mio capitano, che uomo sei, che uomo sei. Navigando piano piano lungo tutto l'equatore, non la senti, capitano, la sirena dell'amore. Alla fine di ogni mare, mio capitano, c'è sempre lei, c'è sempre lei. Se ti scordi dell'amore, mio capitano, che uomo sei, che uomo sei. Alla fine di ogni mare, mio capitano, c'è sempre lei, c'è sempre lei. Se ti scordi dell'amore, mio capitano, che uomo sei. Passeggiare sulle rose è una cosa che si fa, sono piante deliziose per chi ce la farà, però bisogna non avere gli scarponi, camminare con dolcezza se si può. Passeggiare sulle uova è una cosa che si fa. Eccoci qua in un paio di minuti che rubo a Marco per andare appunto nella notizia, dove parliamo di Uno studio in rosso, che è il primo romanzo di Sir Arthur Conan Doyle sulle avventure del celebre detective Sherlock Holmes, di cui ne stiamo parlando da tanto tempo, pubblicato nel 1887. In questa storia si assiste al primo incontro avvenuto nell'881 tra Sherlock Holmes e John Watson, un ex medico militare appena tornato dalla guerra in Afghanistan, a causa di ferite alla spalla e al ginocchio. Watson, parlando col vecchio amico e collega Stamford, dice di essere in cerca di un alloggio a buon prezzo. Al sentire ciò, l'amico li menziona allora Sherlock Holmes, che sta cercando qualcuno per dividere l'affitto di un appartamento. Stamford porta Watson al laboratorio dove Holmes sta compiendo degli esperimenti con un reagente per il rilevamento dell'emoglobina. Dopo aver fatto una lista dei rispettivi difetti, Watson e Holmes si trasferiscono nel nuovo appartamento. E da lì cosa succede? Nasce una... Un amore? No, ci sono anche dei filoni che pensano in una loro storia, poi in realtà non è così, perché Watson, il dottor Watson, a un certo punto si sposa anche, quindi trova moglie. Però loro condividono in Baker Street, 221B, per tantissimi anni. Insomma, ovviamente è un racconto, non è realtà.
condividono questa stanza in casa della signora Hudson, che è la padrona di questa palazzina, e loro hanno il primo piano, per cui vivono insieme tutte le loro avventure. In realtà il dottor Watson è poi quello che scrive le avventure di Holmes ed è anche un suo collaboratore, però il genio di Holmes è ovviamente unico e anche abbastanza incredibile. Stavo pensando che recentemente abbiamo parlato invece del primo romanzo di Agatha Christie, di Poirot a Styler Coast. Non c'è tanta differenza, quindi la Christie ha un po' scopiazzato Sir Arthur Conan Doyle. Perché? Perché abbiamo il grande investigatore che incontra un reduce di guerra, lo è Hastings per Poirot, come lo è Watson per Holmes, quindi insomma questo tipo di incontro. Poi Poirot e Hastings non vivranno mai insieme, però c'è un filone insomma che lega quello che poi diventa l'assistente, il compagno di avventura nelle investigazioni. Quindi Agatha ha copiato, ci ho pensato oggi, perché ne abbiamo parlato insomma ieri, questi giorni qua. Per cui sì, lo leggo anche a questo, però insomma ecco, poi due mondi diversi. Se devo dire tra i due, io amo di più Poirot, perché è un po' più veritiero, quindi cervello sopraffino, grande investigatore. Holmes insomma è abbastanza poco credibile a volte, perché insomma per l'epoca in cui ha vissuto, fine 800, certe sue meraviglie mentali anche non potevano esserci. Quindi un genio un po' esaltato. 3 minuti, dobbiamo correre. Unione fa la forza, costa quanto un caffè, ancora il 18, attenti perché ne abbiamo già usato uno simile nei giorni scorsi, con 2 abbinamenti, uno mio, uno di Lio. Andiamo. Velocemente, perché abbiamo pochissimo tempo, Portare al costo di un caffè torna protagonista al 18, il mio abbinamento e quello di Lio. Tasto 3, mi raccomando, al costo di un caffè. In the middle of the jungle there's a big orangutan. His eyes are dripping red blood. The furry zombies abroad. Crunchy, crunchy my bones. Zombie, zombie go home. Crunchy, crunchy my bones. Zombie, zombie go home. His razor mortal blade, my laser crease, is the definitive mortal kiss. But I'm gonna cut off his head, then I'll finally go to sleep in bed. Crunchy, crunchy my bones. Zombie, zombie go home. Crunchy, crunchy my bones. Zombie, zombie. Sometimes so lazy, but orangutan seems so crazy. So I'm gonna break up his neck, then run away and never come back. Crunchy, crunchy my bones. Zombie, zombie go home. Crunchy, crunchy my bones. Zombie. Pochissimi secondi, allora vi saluto, vi auguro in bocca al lupo
passo il testimone, poi insomma stasera ci sarà l'estrazione e ci sarà la mia collega Clara a tenervi compagnia. Io vi aspetto settimana prossima. Grazie, grazie Sheila, mi raccomando, perché affronteremo appunto tra un po' di ore, quindi c'è anche in mezzo l'appuntamento in diretta delle 14, la 15ª estrazione di questo mese, che vuol dire quasi giunto al termine. Arrivateci preparati, grazie ancora e ci vediamo dopo. Ciao! Yes!